Determinati, intelligenti, spietati, pronti a tutto. Che cosa rapiniamo? La zecca di Stato. Che plastico di merda. 314. Che c'entra 314? Oh, che dici, zoccola? Troia, il mio nome è Troia. 314. Ancora questo 314? Oh, sei andato in fissa. Mancano 3 ore e 14 minuti al colpo. Mancano 3 ore e 14 minuti all'inizio della rapina. Una volta dentro la zecca, avrete soltanto 8 secondi per abbassare le paratie anti-intrusione dell'ingresso e sigillarvi dentro con gli ostaggi. È tutto chiaro? Io vi seguirò dalle telecamere a circuito chiuso installate 4 giorni fa da Malpensa. Pi greco, 314, che avevo detto, eh? Quello è il conto alla rovescia. È il tempo che ci rimane prima di iniziare. La rapina, ti ricordi? Tesoro, non ti devi offendere. Il 314 c'era, ma non c'entra un cazzo adesso. Ti devi disintossicare da questa cosa. Lascialo andare, sto pi greco. Abbiamo esaurito l'argomento. Alle 3:14, 15 e 14 pomeridiane. 15 e 14. Faremo irruzione. Malpensa, tu vai con Troia. Professore, questa storia del nome in codice è imbarazzante. Tu quando siamo in intimità puoi continuare a chiamarmi Troia. Ma voi no. Quindi che facciamo? Suggerimenti? Greg è gagliardo. Ma è maschile, da maschi. Io sono... Troia. Altri suggerimenti? A che ora inizia l'irruzione? Gorgonzola, hai finalmente un'idea? Veramente no. Però visto che siamo in fase di cambiamenti, potrei avere anch'io un nome di città. È pi greco. Pi greco. Pi greco. È maschile. Io lo voglio femminile come Malpensa. Gorgonzola è una città. E sono soltanto dei fottuti nomi codice. Adesso basta. Faremo a modo mio. Questi sono nomi di città. Scegliete quella che vi piace di più e facciamola finita. Sì, anche perché mancano 2 ore all'inizio della rapina e dobbiamo discutere ancora un'infinità di dettagli. Ma quanto sarà caruccio Malpensa? La prima volta che l'ho visto il sangue è iniziato a ribollirmi. Ah, Malpensa come il paese? No, come l'aeroporto. In realtà il professore inizialmente aveva pensato a Fiumicino. Ah, Fiumicino come il paese? No, come l'aeroporto. Oh, ma è fissato con gli aeroporti, eh? Che poi in realtà si chiama Leonardo da Vinci. L'aeroporto di Fiumicino, intendo. Allora non si chiama Malpensa. Leonardo da Vinci è un bel nome, in codice. Il codice da Vinci! Ho deciso! Da oggi mi chiamerò Manila! Manila? Interessante, come la capitale delle Filippine. Che vorresti dire con nome da serva? Oh, io non sono la serva di nessuno. No, vedi, le Filippine sono un paese asiatico. Casualmente, molti filippini che vengono da noi trovano lavoro come domestici. Ma Manila non è la capitale delle Filippine? Ma che c'entra con Leonardo da Vinci? Ma mica era un domestico? Ricapitoliamo. Prima eri Troia, e adesso? Pure! Ragazzi, dobbiamo accelerare. Dobbiamo risolvere con Gorgonzola. Dobbiamo trovargli un nome. A me mi piacerebbe Stoccarda. Con 2 C. Vi prego, non fate battute. Sì, Sette Bagni, vai pure. Povero Sette Bagni. Perché? Ma che gli è successo? Un proiettile alla prostata durante l'assedio a Sarajevo. Perché non avete chiamato Sarajevo?